perché che esistano i migranti transitanti e i migranti, peraltro in numeri sempre crescenti, è un dato di fatto, non è un'emergenza, è un dato di fatto, quindi anche chiamarla emergenza migranti, a mio avviso, è sbagliato. Sono persone che di fatto ormai stanno qui e che dobbiamo gestire in maniera strutturale, organica. Per questo ci siamo attivati da subito, per iniziare a individuare un luogo o più luoghi, perché no, che fossero destinati all'accoglienza di quelli che, ripeto, noi chiamiamo migranti transitanti. E sono sostanzialmente le persone che vengono qui e poi vogliono andare altrove. Con una battuta, in altri luoghi mi è stato detto, quando io ho chiesto come mai è così complesso, mi è stato detto, beh, è complesso oggi, prima bastava chiamare Buzzi e i posti si trovavano così. Ecco, allora questo è il fenomeno che stiamo affrontando e che merita tutta l'attenzione, tutta la Presidente, cura. Un attimo solo, sindaca. Io non l'ho interrotta. Presidente, gentile, consigliere Corsetti, sapete bene che non si possono interrompere gli interventi. Bisogna che ce ne facciamo carico lo stesso, ce ne facciamo carico tutti insieme per trovare una strada alternativa a una soluzione che sino ad oggi è stata sbagliata. E quindi se sarà più difficile, mi dispiace, sarà più difficile, ma non possiamo per questo trovare scorciatoie. Non è proprio nelle corde di questa amministrazione. Quindi io non accetto interventi strumentali, dateci i tempi, dateci i luoghi, anche perché molto spesso... Consigliere Abbaglio, la richiamo all'ordine, non accetto altre interruzioni. Sono state date alle opposizioni 2 ore di tempo su 2 ore e mezza complessive di trattazione in questo Consiglio. Il tema dei migranti e dell'accoglienza ai migranti è un tema che deve essere affrontato da tutte le istituzioni in modo congiunto, altrimenti non se ne esce. Quindi se voi pretendete da noi oggi dei tempi certi per chiedere quando sarà aperto il luogo nei quali i migranti transitanti andranno a essere collocati, francamente io in tutta onestà vi dico, mi dispiace, oggi non sono in grado di dirvelo, ma stiamo lavorando proprio perché questi luoghi vengano creati e realizzati. Grazie.